Avvocato, come si fa a chiedere la pensione di invalidità? Una persona che è affetta da determinate patologie può innalzare la domanda all'INPS. L'avvocato risponde. L'avvocato risponde. Avvocato, come si fa a chiedere la pensione di invalidità? Una persona che è affetta da determinate patologie, naturalmente certificate, ancora meglio se da strutture pubbliche, può innalzare la domanda all'INPS per chiedere una visita medico-legale in cui l'ente verificherà le patologie e assegnerà un punteggio percentuale del grado di invalidità. Come si effettua la domanda? Il mio consiglio è di recarsi presso un patronato che vi saprà indirizzare sulla procedura. Ma in sostanza che cosa avviene? Il medico curante compilerà un certificato che invierà all'INPS. In questo certificato il medico dovrà indicare tutte le malattie da cui è affetto il paziente e entro 90 giorni la domanda andrà inoltrata dal patronato. A quel punto l'ente convoca il richiedente per sottoporlo ad una visita. Alla fine della visita la commissione redigerà un verbale con cui potrà o rigettare la richiesta in quanto la commissione in base alla visita riterrà il paziente non avere diritto alla prestazione o gli assegnerà una percentuale di invalidità. Cosa accade se la valutazione è sbagliata? Se la parte che ha ricevuto il verbale ritiene ingiusta la valutazione della commissione medica, l'istante avrà 6 mesi per opporsi e presentare un ricorso al giudice competente, ovvero al giudice del lavoro. Cosa cambia in questo giudizio e come il giudice fa a capire che la commissione ha sbagliato? È un procedimento molto più semplice degli altri, in quanto il giudice, già nella prima udienza, nomina un suo medico di fiducia, il cosiddetto consulente tecnico d'ufficio, che dovrà valutare la documentazione medica e dovrà fare una nuova visita al paziente, il cosiddetto CTU. Dopo la visita, il CTU fa una relazione che manda al giudice ed il giudice, se tutte le parti sono d'accordo, omologa quanto stabilito dal medico del tribunale. Se invece una parte non è d'accordo, avrà dei tempi precisi per depositare il cosiddetto atto di diniego per presentare l'opposizione, che apre un nuovo giudizio. Quali sono i tempi? Dal deposito del ricorso alla omologa, più o meno trascorrono un anno e mezzo circa, al massimo 2. Diverso è il caso dell'opposizione, in questo caso i tempi si raddoppiano.